Questo è In Ascolto, il podcast di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani. La storia del web cattolico attraverso le tante storie di chi ha portato il Vangelo nella rete. In Ascolto, il podcast delle storie di UECA, riprende il suo viaggio in questa primavera tra le esperienze dei missionari digitali. Missionari digitali, appunto, così li ha definiti il documento di sintesi della sessione del Sinodo dei Vescovi dell'autunno 2023. Nel documento si legge testualmente come l'Assemblea Sinodale propone che le Chiese offrano riconoscimento, formazione e accompagnamento ai missionari digitali già operanti, facilitando anche l'incontro tra di loro, e come sia importante creare reti collaborative di influencer che includano persone di altre religioni o che non professano alcuna fede, ma collaborano a cause comuni per la promozione della dignità della persona umana, della giustizia e della cura della casa comune. Valori umani, certo, ma anche strumenti con cui la Chiesa possa affiancare i missionari digitali nella loro opera di evangelizzazione. Un'opera fatta di annuncio, ma anche di ascolto. Suor Vicenzina Botindari, suora francescana missionaria del Cuore Immacolato di Maria con il dono di portare il Vangelo, così si legge nella sua bio di Facebook, da oltre 15 anni è presente sui social per accompagnare e ascoltare i giovani. In che modo? Con quali risultati? E che tipo di giovani ha potuto incrociare lungo le strade digitali? Chi è Suor Vicenzina Botindari? Allora, Suor Vicenzina Botindari è una suora francescana missionaria del Cuore Immacolato di Maria, opera tra i giovani, è referente della Onlus Oltremare e referente anche per la Christian Music Italiana, quindi la musica cristiana. Una suora molto attiva sui social, in particolare Instagram e TikTok, ma qual è stato il primo incontro con questo mondo? Ma il primo incontro con i mezzi di comunicazione è stato proprio attraverso Facebook, perché l'iscrizione risale al 2008, credo, ed è stato, diciamo, la mia prima presenza sui social che mi ha permesso proprio di comunicare la fede attraverso questa piattaforma. Quindi, diciamo, già da un bel po' di anni, sì. Dietro a questa scelta, una strategia precisa di evangelizzazione oppure un incontro, si può dire, naturale? Allora, è stata una scelta mirata perché penso che ormai sappiamo tutti, no? Che da qualche anno a questa parte la Chiesa un po' si è spogliata, no? Dell'ambito, dell'ambito giovanile, quindi non sono più i giovani che vengono verso di noi, ma è la Chiesa che in qualche modo deve trovare delle strategie per poter comunicare la fede. Io mi sono accorta di avere queste due possibilità, no? Quello di lavorare per i giovani e avere anche il metodo. Diciamo che le piattaforme, i social, come le vogliamo chiamare, sono delle strategie, dei metodi, no? Per accostare in maniera più, come dire, più fluida il mondo giovanile. Facebook nel 2008 mi ha dato questa possibilità, questa scelta di operare, di annunciare il Vangelo anche tramite social, e nel 2008 ho avuto questa grande occasione che è stata veramente proficua, perché effettivamente mi rendo conto che i giovani rimangono affascinati, no? da una Chiesa che riesce a trovare anche il suo posto nell'ambito mediatico, pur di annunciare il Vangelo e quindi di poter accostare il mondo giovanile. Quindi sicuramente la risposta è sì, è stata una scelta di pastorale, la scelta di stare sui social. In tutti questi anni qual è la voce che ha raccolto dai social? Quali sono le domande, le esigenze, le richieste dei giovani incontrati su Facebook, Instagram e compagni?
Il primo impatto con i giovani è quello da parte loro di avere una grande curiosità, no? Perché noi abbiamo uno spaccato, chiamiamolo così, un ritardo di generazioni rispetto alla conoscenza della fede e della Chiesa. Quindi un giovane che vede un sacerdote, un religioso, una suora, quello che è, su le piattaforme, accosta primariamente per curiosità, per capire effettivamente, no, come mai la scelta, no, di stare appunto su una piattaforma, su un social, e quindi anche esporsi, no, a livello di immagine. Quindi parte tutto da una curiosità iniziale. Poi subentra anche, perché no, la capacità da parte di chi si espone di trovare il suo posto, trovare il suo carisma, quindi comunicare la fede così come, no, noi siamo, perché fondamentalmente loro ci vedono come, no, un mondo di chissà quale dimensione, inesplorabile, non si può accostare, i segreti, no? Invece poi loro si rendono conto che siamo persone, no, tra virgolette, normali, persone che si possono accostare, che non abbiamo nulla da nascondere, e quindi da un primo rapporto, diciamo, di curiosità, poi piano piano i giovani si aprono lentamente, ma si aprono. Quale tipologia di giovani o no? La tipologia di giovani è svariata. Dal giovane veramente in difficoltà, dal giovane che dipende dall'alcol o dalla droga, al giovane che semplicemente, no, ha bisogno di orientare la propria vita e quindi di ridare un senso preciso alla propria vita. Ma ecco, non sono soltanto i giovani che hanno bisogno di questa presenza, dei religiosi, no, che si accostano proprio sui social, quindi le confidenze, la fiducia, la relazione, la possibilità di poterci vedere, incontrare. Questo fa sì che in qualche modo si possa aprire, ecco, questo mistero sulla Chiesa, no? E cioè questa possibilità di conoscere la Chiesa da vicino. E devo essere sincera, i giovani sono stati veramente tanti in questi anni. Però ecco, ribadisco questo concetto, che come prima conoscenza ci può stare. Cioè, come prima conoscenza ci può stare che un ragazzo parli su un social e possibilmente ti confida anche tutta la sua vita, in un attimo. Però poi è necessario, ecco, l'incontro personale, l'incontro a tu per tu, perché ritengo che questo non può essere sostituito da un incontro virtuale, no? Da discorsi virtuali. Quindi è davvero importante questo concetto, altrimenti ecco, si basa tutto su rimane tutto molto artificioso, no? Molto artificiale, come lo vogliamo dire. Come si applica davvero un utilizzo dei social pastorale, soprattutto nella dinamica dell'ascolto? È necessario identificarsi subito, o meglio, è necessario chiarire subito il concetto per cui io sto su quel social. Non posso, come dire, tradire la mia identità. Forse per me che sono solo è un po' più difficile tradire la mia identità, no? Ma chi può stare su un social senza un abito, pur essendo sacerdote o religioso? Io penso che sia necessario svelare subito chi sei e perché stai lì, perché è importante che l'altro che mi sta in quel momento di fronte, ma anche no, abbia la coscienza, cioè deve sapere con chi sta parlando e se può parlare di se stesso. Cioè, dobbiamo lasciare la libera scelta al giovane o non giovane di decidere: sì, voglio parlarti di me, voglio farlo con te, no? E voglio farlo con questa metodologia. Quindi la necessità di essere liberi, perché
Perché quando parliamo di prudenza sui social, ecco, forse noi dobbiamo avere la maturità, essendo adulti, di indicare la via ai giovani, cioè come stare su un social. Non è mentendo su se stessi, sulla propria identità, no? Che si arriva al dunque dell'annuncio. Ed è proprio, no, l'essere veri nei confronti di chi sta al di là dello schermo, che ci dà poi la possibilità di dire: ecco, io sì, sono sui social, ci sono, mi vedi, no, simpatica, allegra, però sappi che io sono qui per annunciarti una parola, sono qui per parlarti di qualcuno che è molto più importante di me, del social, no? E di quello che ne può venire anche di buono. Quindi, ecco, se io chiudo questa possibilità di scelta, io penso che nel momento in cui il ragazzo, il giovane, si renderà conto che io non sono una persona comune, no? Come le altre, lì ci potrebbe essere anche un blocco, no? E decidere di non condividere con me. Quindi, nella misura in cui lascio libero l'altro di parlarmi, penso che poi noi potremmo avere, no? Anche la libertà di dirti: ti voglio annunciare una parola, ti voglio dire, no, delle cose che non sono più legate al social, allo strumento, ma ecco, si apre un discorso molto più grande, molto più ampio e più forte, che è l'annuncio di Gesù morto e risorto per la loro salvezza. Capitolo 17 delle conclusioni della sessione del Sinodo dell'autunno 2023 ribadisce l'importanza della pastorale digitale come tema prioritario della Chiesa. Secondo lei, Suor Vicenzina, cosa si deve fare perché quest'area diventi una priorità per tutti e non un'azione di pochi? Allora, intanto serve una grande formazione, perché le nostre comunità non sono pronte, ma hanno molta paura dei social, temendo chissà, no, quale difficoltà si possono incontrare. Quindi serve sicuramente la formazione, cioè qualcuno che aiuti le comunità a capire che è uno strumento e come tutti gli strumenti, no, vanno conosciuti e applicati. Prima cosa. Seconda cosa, far passare la paura, no, dei social, perché c'è tanta paura, e aiutare le comunità a dire che può essere una buona opportunità, ok? Questo non vuol dire che tutti i cristiani cattolici debbano fare questo tipo di servizio, ma vuol dire che lo conosco, ne posso fare uso, può essere un metodo come tanti metodi, però ecco, secondo me bisogna far passare lo spavento dei social, perché io stessa mi rendo conto, vivendo in una comunità, che c'è molto sospetto, no? Si parla dal pensiero che ti posso dire è una gran perdita di tempo, no? Non c'è nulla da fare e fai quello, oppure c'è tanto da fare e ti metti a fare queste cose. E quindi penso che ci sia bisogno veramente di una reale formazione, perché io penso fondamentalmente che, come ogni strumento, può diventare diabolico se il pensiero è cattivo, se parti con un'intenzione cattiva. Quindi ti posso fare l'esempio, no, più buffo di questa terra. Se io ho bisogno di un trapano per costruire non so che cosa, l'azione è buona, ma se questo trapano io lo uso per bucare la testa a qualcuno, capisci che quel trapano è diabolico, ma ti dirò di più: non è diabolico il trapano, ma l'intenzione di chi lo ha usato male. Stessa cosa per i social. Allora, è una grande opportunità. Veramente, no, la scienza, la tecnologia, i media, cioè, stanno crescendo a dismisura. Io penso che la Chiesa non può rimanere fuori da questo spazio. Anzi, dirò di più, io penso che non esista spazio al mondo dove la Chiesa può essere presente. E per questo ti cito, no? O almeno ti potrei citare tantissimi passi del Vangelo dove Gesù entra in contesti
dove era impensabile entrare, no? Un'adultera, una donna che gli bacia i piedi, una casa di peccatori, no? Quante persone ha scandalizzato Gesù? Ma c'era, era lì. E io penso che la Chiesa debba esserci in questi spazi e che non deve aver paura, perché c'è un valore molto più alto che deve farci passare la paura, dei social, che è l'annuncio. Presi dall'ansia positiva di annunciare, io non posso non abitare il mondo, non posso non abitare luoghi di disagio, di peccato, di oddio no, questa è una tentazione, ma per amore dell'annuncio, per amore del nome di Gesù, noi dobbiamo abitare gli spazi. Nelle modalità, no, che prima avevo già citato, rimanendo noi stessi, identificandoci subito, senza paura, no? Io sono una suora, io sono un sacerdote, io no? Ripeto, per le suore è più facile perché noi non togliamo l'abito, quindi ti identificano subito. Ma magari per un sacerdote che non porta l'abito, un religioso che non porta l'abito, già è più difficile identificarlo e dire: ah, ok, tu sei un sacerdote, ti riconosco. Quindi io penso che la Chiesa non può non vivere questa esperienza importante del nostro secolo, dove la parola potrebbe attraversare i confini in una frazione di secondo, ma anche di meno, direi. Questo era In Ascolto, il podcast delle storie di WECA, Associazione Web Cattolici Italiani. Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram e sul sito www.weca.it.